Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Dormiflex, materassi unici fabbricati in Italia. Spacci diretti, ora anche a Cassola. Riposa alla grande. Scegli Dormiflex. Zard Plus produce finestre, scuri e portoncini con tecnologia aliena. Sei un agente immobiliare di successo, sei contento del tuo lavoro, poi nel 2008 inizia la crisi, la compravendita delle case si ferma, la tua agenzia incomincia a traballare, alla fine fallisci. Fallisci e ti senti morire. Comincia il processo per la liquidazione, per il fallimento, avvocati, il giudice fallimentare, vai in tribunale, ci sono udienze, alla fine pur essendo una persona che tutti giudicano equilibrata, tranquilla, che non ha mai dato segni di squilibrio, prendi una pistola, entri in un tribunale e fai fuori quattro persone, anzi tre, la quarta è morta di infarto, è successo oggi a Milano ed è un'ennesima tragedia non della follia, ma della disperazione, perché senza voler giustificare gesti di questo genere che sono assolutamente terrificanti e riprovevoli, però alla base c'è la disperazione degli imprenditori che non ce la fanno, che falliscono, che perdono tutto, che si trovano per strada e che allora si sentono perseguitati, spesso sono truffati, spesso sono traditi dagli stessi avvocati, allora si vendicano e allora scorre il sangue. Scorre il sangue anche nel Veneto, oggi poco fa un omicidio-suicidio a San Giorgio delle Perti che sembra che un padre abbia ucciso la figlia e poi si sia ucciso, continua questa sfilza di delitti, di suicidi omicidi, di ritorsioni, di vendette, di esecuzioni come i due ragazzi uccisi a Pordenone non si sa da chi. Insomma,
siamo veramente in un gran guignol e ne parliamo anche questa sera, perché parliamo dei veneti schiacciati dalla crisi e parliamo di tragedie familiari e anche tragedie che riguardano le imprese. Poi da San Giorgio delle Pertiche sentiremo Francesco Rattai, il nostro inviato, per avere gli ultimi dettagli di questa ennesima tragedia. Ma intanto vi presento gli ospiti di questa sera: Luciano Morao, pensionato, che è volontario dei veneti schiacciati dalla crisi nel nostro Sant'Artemio, ovviamente nel nostro Banco Solidale. Grazie per essere qui. Lucia Bugnoli, candidata regionale alle elezioni regionali per il Movimento 5 Stelle, buonasera. Fabio Peverelli, disoccupato, ex artigiano, buonasera Peverelli. Buonasera a lei, direttore. Mirella Tuzzato, bellissimo il tuo spot sul 5 per 1000. Grazie, grazie. Veramente fatto molto bene, molto, molto efficace. E vedrai che credo che i contribuenti, invece di dare i soldi allo Stato o non so a chi, preferiranno la Mirelluccia, il suo staff e tutta la gente che ci sta aiutando. Saluto il vice sindaco di Silea, Rosanna Potente, buonasera. Buonasera. Domenico Presti, sindaco di Arcade, arriva tra qualche minuto. Grazie a Luigi Amendola, consigliere provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, buonasera. Buonasera. E Gianni Garbuio, che è vicepresidente nazionale di Italcaccia e presidente regionale. Buonasera al presidente, parleremo anche delle doppiette, perché insomma la crisi non risparmia nessuno, no? Esatto. Purtroppo è così. Allora vediamo come ormai è tradizione all'inizio di questa puntata del giovedì, la consegna dell'assegno settimanale da parte di Mirella. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Roncade. Stiamo suonando il campanello di Patrizia. Tutto Ciao. A posto? Prego, prego. Dai, prego, Patrizia, prego. Dai. Io purtroppo ho un problema al seno. Ho fatto le visite e tutto, ho pagato, ma purtroppo adesso siamo disoccupati tutti e due. Quindi non riesco più a curarmi. Dopo quasi 15 anni di lavoro ci siamo trovati tutti a casa senza lavoro. Vado un po' di qua, un po' di là. Dove che posso trovare ad aiutare qualcuno per prendere qualcosa. Non vedi già l'ora che sia sera per andare a letto, per dire chissà che domani va di meglio. 1, 2, 3, anche questa settimana la borsa c'è. Grazie, grazie. La vediamo se... Iaio! Ciao! Perché voi non sapete, cari amici, ma la Patrizia ieri mi ha detto: Mirella, non ho niente da mangiare. Te l'aspettavi? No, no. E, è bello, fa piacere, però dispiace perché ho sempre lavorato. E, farsi aiutare è, come posso dire, è bello. Però vorrei anche arrangiarmi, quindi mi basterebbe un lavoro. Chiedo un lavoro, non chiedo altro. Guarda Lillo, che abbiamo portato un po' di latte anche per te. Sono tante ragazze. E fai vedere le ultime. Guardate, sì. Cari amici, sono tutte bollette da pagare. Guardate, televisione. Questo non è pagato niente. No, sono tutte qua, sono tutte da pagare. Io sono tutta in arretrato. Io non riesco più a pagare niente. E 1, 2, 3, e anche questa settimana, mi piace troppo, l'assegno c'è. Guarda, anche questa settimana tieni, Patrizia. Io vi ringrazio tanto. No. Sono emozionatissima perché... Vieni qua vicino a Tilla. Io sono una ragazza molto dai. Forte, ho sempre lottato, però adesso sono un po' stanca. Sono un po' stanca. Però bisogna andare avanti, perché bisogna andare avanti per noi stessi, per i nostri figli. Mi chiedo, mia figlia sarà figlia della miseria? E vi ringraziamo, Rete Veneta. Ma che Tiglio si emoziona, ragazzi! Io mi ritrovo a piangere. Evviva i Veneti! Evviva! Proprio, viva i Veneti! Sono stata veramente contenta di avervi rivisto e di aver portato un po' di sorriso grazie alla nostra famiglia di Rete Veneta. A voi due ragazzi, grazie. Perché... Grazie. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, dai fatti. Ciao Giulio. Ciao. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao.
Allora, si parla sempre molto di posti di lavoro in più, ma intanto un'azienda notissima di Cividale, una distilleria di grappa, è saltata per aria perché la crisi l'ha travolta. Ma più che la crisi è stata una multa di 10 milioni di euro per le accise non pagate in Estonia, esportazioni in Estonia ed Ucraina, e quindi c'è stata una sentenza, 10 milioni di euro. Il titolare della Domines, mi pare che si chiami così questa azienda che ha un secolo di vita, ha detto basta, non ce la facciamo più e tutti a casa. Allora, Fabio Peverelli, ci racconti un po' la sua storia. Lei è stato artigiano, lavorava per un'azienda, poi l'azienda ha chiuso oppure ha perso il lavoro per altri motivi? No, lavoravo per conto mio, facevo all'inizio manutenzione meccanica presso aziende o piuttosto il settore chimico. Poi la passione della nautica mi ha portato anche a lavorare nell'ambito della nautica, riparando imbarcazioni da diporto, motori e quant'altro. Diciamo che fino al 2011-2012 si è andato abbastanza bene. Poi è venuta fuori la famosa legge dell'onorevole Monti, che ha praticamente massacrato il settore della nautica, perché mettendo la tassa di possesso il giorno dopo 2600 barche sono sparite dall'Italia. Il risultato, massacrato il settore della nautica. Sono andate tutte in Croazia, no? Esatto, Croazia piuttosto, chi l'aveva da questa parte Croazia, sì. Chi l'aveva dalla parte di là, andata in Francia piuttosto che in Corsica. E... poi è stata ritirata questa tassa, visto lo sfracello che avevano combinato. Sì, il risultato è stato che sono state 30.000 persone a spasso, perché praticamente uccidendo il settore ha ucciso anche i piccoli, che sono stati i primi a partire. Ecco, perché noi abbiamo parlato prima dell'edilizia, però che è un settore, forse è quello che ha vissuto la crisi più forte, ma anche la nautica, ha fatto bene a ricordarlo, che è stato un settore che tra l'altro è importante per l'Italia, ma è stato disastrato, è stato devastato. Sì. Senta, dopodiché allora lei cosa ha fatto? Dopodiché ho cercato di fare qualche lavoro che potevo fare, cioè mi sono adattato a fare un po' tutto, anche perché grazie a Dio ho una grossa manualità. Però adesso come adesso mi trovo praticamente fermo completamente, con una moglie a casa che ha grossi problemi di salute, per cui necessita di cure e quant'altro, e gran finale il 16 di maggio un'udienza di sfratto. Senta, uno che ha un posto fisso non se ne rende conto, cosa succede a chi a un certo punto lavora in proprio, non ha più modo di lavorare, che cosa fa? Cioè, dove va? Telefona? Lei cosa fa? Io ho cercato di andare in diversi cantieri, di sentire diverse situazioni, ho cercato anche di mettermi a lavorare come dipendente, ma non c'è stato verso, proprio perché c'è questa crisi pazzesca che ammazza tutto. Non ultimo, ho provato addirittura a entrare a fare un periodo in un'azienda della zona dove abito io, che però praticamente lì non era una cooperativa, ma non c'è stato verso praticamente, perché niente da fare, sono rimasto proprio a zero e basta, anche perché non mi bastava quello che mi davano, perché facevo 8 ore al mese in totale, quindi non ne cavavo niente in pratica, è tutto qui. E quindi insomma, spesso noi vediamo che c'è tanta gente in ascolto, anche tanti imprenditori, anche persone che si occupano di nautica, certamente. Lei è tra l'altro di Venezia? Io abito a Gruaro. A Gruaro, Porto Gruaro, no? Vicino Porto Gruaro. E oltretutto, ripeto, come specializzazione anche, non ho solo un piccolo settore, perché io allestivo proprio barche da zero. Sono anche abbastanza bravo sui motori entro fuori bordo. Per la cronaca, nel 2012 ho disputato insieme a un amico un campionato italiano, un europeo e un mondiale, facendo quarto al mondiale, terzo in campionato italiano e secondo campionato europeo. Quindi ho una patente nautica dal 95, ho addirittura un attestato di marinaio per poter prestare servizio come servizio pubblico, quindi in questo caso potrei tranquillamente fare anche servizio alla CTV, per dire. Ecco, quindi questa è un'altra possibilità. Poi andiamo avanti ovviamente con questa storia, vediamo che opportunità ci possono essere. Luca Zaia, assieme a noi cittadini normali, tanti sms anche questa sera, mandateci tutto quello che volete, politica, economia, la vostra situazione, se avete bisogno di aiuto ditelo a Mirella. Luciano Moravo, allora...
Lei è in pensione, però lavora così volontariamente. Lavoro più di prima. Lavoro più di prima. Poi c'è la Mirella che fa correre tutto. È difficile starle a fianco. È una macchina da guerra, no? Ma com'è la Mirella sulla tolda, no? Visto che parlavamo di navi, di barche. È un capo duro, però ci sta bene, dai. Il bastone e la carota, perché è duro da una parte, però poi c'è la dolcezza di Mirella, no? Anche con i suoi collaboratori. Ma ci vuole un po' duro, perché sennò, insomma. Certo. Senta, cos'è che l'ha colpita di più in questa esperienza? Cioè, lei quanti anni, posso chiedere la sua età? Io ho 75 anni. Complimenti. Cos'è che la colpisce di più, che la emoziona di più? Prima di andare in pensione mi ero già programmato un po' la vita. Ho cominciato a avere un orto mio, quelli della provincia sempre, e poi mi è venuta fuori un amico che ha l'orto anche lui, mi ha portato dalla Mirella, e da là è cominciato tutto. Adesso è 3 anni che siamo assieme. Mi sta dando sempre più incarichi, comunque li accetto volentieri, perché lo faccio molto volentieri. Bene, lei che lavoro ha fatto prima? Cioè... Io ne ho fatti tanti di lavori. Ho lavorato per conto mio, ho avuto un bar a Treviso, però sono stato a Milano 30 anni quasi e avevo un negozio anche a Milano e dopo sono venuto qua. Bene. E qua ho cambiato diversi lavori, però il mio lavoro principale è stato il cameriere, facevo il cameriere. E adesso sono qua nell'orto della Mirella, al banco alimentare, nel mio orto, così passo passo il tempo, però lo faccio volentieri. Benissimo, allora visto che abbiamo parlato di Mirella, del Banco Solidale, insomma di tutta la gente che ruota attorno al Sant'Artemio, vediamo la festa dei 3 anni, no Mirella? Il Banco Solidale, l'abbiamo già data nei telegiornali, ma è il caso di rivederla. Vediamo i nostri servizi. Brindisi delle grandi occasioni al Banco Solidale, si festeggiano le prime 3 candeline di vita dei veneti schiacciati dalla crisi. 3 anni meravigliosi, 3 anni sempre in crescita, ma soprattutto 3 anni di aiuto alle persone in difficoltà. Ecco, questo fa onore a tutte le persone che ci hanno aiutato, alla grande famiglia di Rete Veneta. È una famiglia che si è allargata sempre di più. Tra gli invitati, il comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Treviso, colonnello Marco Piccoli, il comandante della compagnia dei militari dell'Arma di Treviso, capitano Stefano Mazzanti, il presidente dell'ISRA, Luigi Caldato, la consigliera comunale Antonella Tocchetto e non ultimo il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Credo che questo rappresenti la buona volontà, la buona disponibilità per le persone che vogliono integrarsi e soprattutto per quelle persone da aiutare che effettivamente morsi da questa crisi hanno bisogno addirittura dei pasti alimentari. Nella foto di gruppo in primo piano i ragazzi dei CEO del mosaico di Oderza e la Cascina di Paese, quindi il folto gruppo dei volontari, compresi gli alpini. Dove c'è volontariato gli alpini ci sono sempre presenti. Nel giorno della ricorrenza dei bombardamenti su Treviso, il ricordo anche dei 100 bimbi morti sotto le bombe 71 anni fa, come rammentano le 2 tavole con i loro nomi nella chiesetta della Madonnetta Santa Maria del Rovere, dove si sono spostati i festeggiamenti. Per commemorarli, oggi il volo di 33 piccioni, fatti arrivare da un allevamento di Castelmine di Resana. Adesso abbiamo un'altra guerra da combattere e la combattiamo ogni giorno contro la crisi economica, contro la depressione, perché la crisi si porta dietro anche molta depressione, non solo povertà. A Treviso abbiamo battuto ogni record della nostra storia con quasi il 20% degli abitanti sotto della soglia di povertà e noi facciamo la nostra battaglia. Questo era il vicepresidente del fondo Leopoldo Bottero. Domenico Presti, sindaco di Arcade, grazie anche a lei sindaco per essere qui. Buonasera. Allora ho sentito Fassino che diceva, Renzi si è rimangiato tutto, non ci sono più tagli, è così? Allora, sembra che l'ultima ora appunto sia questa la dichiarazione di Fassino di oggi, perché credo che abbia visto una forte levata di scudi da parte non solo dei grandi comuni e delle città metropolitane. Sentivo che prima si lamentava il sindaco di Firenze
e assieme c'è quello di Roma, che sarebbe da aprire una discussione, ma meglio chiuderla qui, perché mi pare che l'esempio che ha dato Roma non mi pare che sia proprio venuto così gratificante. E Napoli, sono loro che si lamentano perché mi pare che ci sia un taglio di 250 miliardi di euro di trasferimenti. Noi siamo sempre quelli purtroppo che non contiamo, perché noi i piccoli comuni non fanno testo. Abbiamo già avuto dei tagli in passato notevoli, perlomeno dicono che era già in conto di farli, ma visto che l'ANCI in qualche maniera è intervenuta, per il momento ci sia stato questo stop. Non sappiamo quanto dura, perché sappiamo che il nostro Presidente del Consiglio dà annunci che poi smentisce e poi rifà di nuovo annunci, però credo che debba anche, visto che ha fatto il sindaco, debba comunque anche fare una riflessione. Lui dice: non è che perché io non vi do i soldi voi tagliate, non dovete tagliare i servizi, ma è presto detto, cioè se io non ho la possibilità di garantire i servizi perché i trasferimenti non me lo permettono, è vero che noi possiamo alzare le imposte ai cittadini, però insomma in questo momento qua già vediamo quello che sta accadendo, c'è una esasperazione generale, vediamo persone che perdono il lavoro, vediamo persone che sono vessate, come dice lei, detto lei poco fa, prima l'azienda viene multata a distanza di anni, questi qui hanno, per anni hanno probabilmente comunque commercializzato i loro prodotti, perché quando hanno visto agli inizi che ci sono messi i controlli, hanno visto subito che c'è problema e hanno fatto sì che il problema fosse risolto, invece di arrivare a questo, perché questo paese soffre sempre di carenze in tutti i settori e quando poi arriva la mannaia e uccide e distrugge tutto, perché noi oggi abbiamo visto un fatto, penso che tutti quanti sappiamo, sì. A Milano, cioè il fatto che questo signore qua è sbroccato e ha preso in mano una pistola, cioè adesso io non voglio arrivare a condannare a priori questa persona qua, sicuramente comunque non si può arrivare a ammazzare, perché credo comunque che la vita sia un bene più prezioso di qualsiasi denaro, qualsiasi somma comunque, o qualsiasi bene comunque terreno che noi abbiamo, però se questo è arrivato ad essere esasperato, e come lui purtroppo, direttore, ce ne sono moltissimi, cioè c'è gente che ha questo tappo che sta tenendo, ma fino a quando può tenere? C'è purtroppo un malcostume diffuso e c'è questa falsa morale in Italia che purtroppo tende sempre comunque a condannare o a minimizzare alcune cose che succedono. Cioè adesso questo qui ha messo in luce il problema dei tribunali fallimentari. Cioè il problema comunque ha avuto questo signore qua, adesso sarebbe andare a capire che cosa è successo. Guardate che la responsabilità dei magistrati, secondo me, sarebbe fondamentale anche per far sì che la gente, quando, allorché si sente attaccata in maniera ingiusta o subisce delle condanne ingiustamente, dovrebbe anche essere tutelata e garantita che chi ha sbagliato nei loro confronti dovrebbe anche pagare. Forse non arriveremo a questo tipo di gesto così, così pesante e così forte e duro, perché adesso giustamente chi pagherà? Pagherà quello perché non hanno controllato il detector è rotto, quindi non c'è controllo da parte degli addetti ai lavori. Qui abbiamo visto, perché controllavano troppo in Tribunale Treviso, c'è stata una polemica, effettivamente c'era gente che faceva la coda, però se vogliamo garantire la sicurezza, la coda forse ci starebbe anche bene. Il problema comunque sta a monte ed è un problema di natura squisitamente politica. Allora, a proposito dei sindaci, in rivolta vediamo cosa è successo oggi a Treviso, nostra redazione. Niente nuovi tagli a carico dei comuni nel documento di economia e finanza. Sembra pace fatta tra governo e sindaci dopo il terremoto provocato dalle indiscrezioni sul DEF. Almeno stando alle dichiarazioni del presidente dell'ANCI, Piero Fassino, dopo l'incontro avuto con Renzi e le rassicurazioni del Premier. A gettare benzina sul fuoco ci pensa però il sindaco di Villorba, Marco Serena, che a poche ore dalla riunione annuncia: ho appreso da fonti governative che la riduzione dei trasferimenti dello Stato al mio comune sarà di ulteriori 335.000 euro, un nuovo taglio, l'ennesimo. Serena dà del cantastorie a Renzi e denuncia: da Roma non possono chiedere ulteriori sacrifici agli enti locali virtuosi. A rincarare la dose ci pensa il sindaco di Godega di Sant'Urbano, che se la prende pure con l'ANCI. L'ANCI non rappresenta affatto noi piccoli comuni.
ne dà prova il fatto che il presidente dell'ANCI è un sindaco Fassino che ha un comune che è completamente inefficiente e risponde a logiche politiche e non a logiche di efficienza e di buona amministrazione. Comuni sul piede di guerra, è partito anche un ricorso al TAR contro l'obbligo di accorpamento, ma l'irragionevole è sempre lui il tanto contestato patto di stabilità. Il comune di Godega porta ogni anno all'erario statale 21 milioni di euro tra IRPEF e IMU e ne porta a casa 30.000. Però nonostante tutto abbiamo 450.000 euro di attivo che non possiamo utilizzare per colpa del patto di stabilità. Quindi vuol dire che c'è un comune che spende in maniera efficiente le risorse, ma viene ulteriormente penalizzato da una regola che non l'ha creata l'Unione Europea, quella del patto di stabilità interno, e che vessa i comuni efficienti. È come mettere il freno a un ciclista che corre più forte di un altro quando è in gruppo. È come ricevere un sacco di soldi e sentirsi dire: ma tieni, tieni l'osso, va, prendi le briciole, accontentati di questo. No, 21 milioni versano, 30.000 gli ritorno. Vi rendete conto? Questo è un comune, poi ci sono anche tutti gli altri, sono combinati così. Prima di tornare da Mirella e da tutti i nostri ospiti, sentiamo Francesco Ratai da San Giorgio alle Pertiche, perché c'è stato un altro fatto, vi dicevo, gravissimo di cronaca nera. Raccontaci cos'è successo, Francesco, grazie. Grazie direttore. Questa mattina omicidio-suicidio a San Giorgio delle Pertiche, un pensionato 63enne sì. Ha ucciso la figlia e si è tolto poi la vita. Il fatto sarebbe successo questa mattina. A scoprire il cadavere però un cugino alle 7:30 di questa sera, quindi i corpi sarebbero stati in casa, una villetta, per 12 ore. Non ci sono ancora indizi sulle motivazioni che hanno spinto l'uomo, un ex assicuratore, a compiere questo gesto. Si sarebbe vestito la mattina, avrebbe fatto colazione e sarebbe entrato in camera della figlia che stava ancora dormendo, le avrebbe puntato una pistola semiautomatica alla tempia e l'avrebbe uccisa. Poi sarebbe seduto sul letto e si sarebbe suicidato anche lui. Sul posto i carabinieri che stanno indagando, questo è quello che sappiamo. Grazie Francesco, poi eventualmente se ci sono novità, aggiornamenti, chiamaci pure, grazie molte. Certamente, buona serata. Mirella, guarda, ci scommetterei che un altro caso di persone disperate per situazioni o economiche oppure anche legate alla propria condizione, molto spesso è anche la salute che incide su questi fatti, ma è un uomo che per non far vivere probabilmente alla figlia un'esperienza traumatica ha deciso di far sparire tutto quello che aveva attorno a sé, no? Quindi a partire dalla moglie, da se stesso, insomma, no? Questo può essere stato probabilmente uno dei possibili moventi, è un'ipotesi ovviamente. Ma avete sentito prima la signora che abbiamo aiutato con l'assegno, la Patrizia, cosa ha detto? A mia figlia cosa aspetta? Un mondo di miseria? Cioè, io penso che una persona veramente in questo momento drammatico, forse qualcuno se ne rende conto, ma io che lo vivo in prima persona con i miei volontari, che vediamo le persone che vengono in difficoltà, io mi ricordo quando ho aperto il primo anno il banco alimentare, mi dicevo ma va là, avrai tutti extracomunitari, ma cosa vai a aprire il banco? Non sapevano che io avevo già sentito, perché bisogna la guerra, bisogna farla nel territorio, sentire. E purtroppo la politica è stata molto lontana da questo sentore, non lo sentiva. Mi ricordo benissimo che venivano qua i politici e mi dicevano ma cosa dici, ma c'è lavoro dappertutto, ma cos'è sta storia? Invece adesso sento che dicono, sì è vero, è successa la crisi. E la crisi fa perdere la testa alle persone, perché quando vedi che tutto va a rotoli, che portano via casa, figli, non hai più dignità di uscire, non hai più dignità di niente, perché il lavoro, non aver lavoro, vuol dire, io dico sempre, togliere alle persone la loro dignità, l'esasperazione. Noi eravamo abituati poi in questi paesi, questi piccoli rioni, che tutti si conoscono, perciò la vergogna che si prova a perdere il lavoro, i figli mandarli a scuola e non avere neanche i libri per mandarli a scuola, sentirete dopo le situazioni. Cioè questo giorno dopo giorno ti logora. Io anche oggi sono entrata da questa famiglia, i balconi erano chiusi, erano al buio. Cioè, c'è come
proteggersi dagli altri, perché non eravamo abituati. Io vedo la differenza quando viene un extracomunitario e quando viene un veneto a prendere la borsa della spesa. Per loro è normalissimo, perché loro sono abituati da piccoli a chiedere. Perciò per loro diventa una cosa normale. Il nostro invece gira l'angolo, guarda, torna indietro più di qualche volta. Io ho rincorso qualcuno a dire: ma dai, ma vieni, ma perché stai scappando? La vergogna. E io col mio banco alimentare, qua devo veramente ringraziare il presidente Leonardo Muraro e tutta la giunta che hanno creduto in questo, perché all'interno della provincia, io lo dico sempre, non siamo su marciapiedi, noi diamo dignità a queste persone che vengono a fare la spesa, a prendere questa borsa, perché gli uffici sono tanti, i percorsi sono vari, perciò uno non è che si accorga del veneto che viene, e loro questo non lo sento. E se vi dico i numeri che abbiamo di nuclei familiari, abbiamo più di 250 nuclei nostri. No, più di 200 nuclei nostri. Nucleo non vuol dire una persona. Pensate, gli italiani, io li ho fatti vedere anche al presidente, perché qualcuno diceva, oh, allora li ho fatto vedere perché c'è la privacy, ma è giusto che lo veda, perché abbiamo tutto, codice fiscale, ISE, perciò nessuno, non ci piove su questo, però vi rendete conto? Ma vi rendete conto famiglie che hanno messo nell'astico togliendo il lavoro? Però io penso una cosa, direttore, che noi dobbiamo tenere duro e lavorare qua in Italia. La politica deve assolutamente vietare alle aziende di dislocare ancora. Devono rimanere qui, devono dare posto ai nostri lavoratori. Ma se non gli abbassano la pressione fiscale, Mirella. Ma la devono abbassare. La devono fare, direttore, perché se io giro, quando sento i sindaci dire che hanno i tesoretti, perché li hanno, allora vuol dire che all'interno dei comuni c'è una grande disponibilità di denaro. Allora questo maledetto patto di stabilità, messo che non si capisce da chi e perché, perché io capisco che ci saranno anche dei comuni che sono veramente a delinquere, ma ci sono anche dei bravi comuni, ci sono dei bravi sindaci. Allora questi, come ha detto giustamente Presti prima, il sindaco di Arcade, e come penso lo dirà anche il vice sindaco di Cilea, bisogna aiutarli. Ma che cavolo facciamo? Siamo in disperazione, abbiamo i soldi e non li possiamo spendere. Ma qua deve intervenire la politica, è logico che non può intervenire nessun altro. Ma quando io sento che hanno i tesoretti e poi non pagano la bolletta di 30 euro e dobbiamo intervenire noi col pagamento della bolletta, con la borsa della spesa, perché non hanno niente da mangiare, vanno dei sindaci e dagli assessori e dicono: non possiamo aiutarvi, mi viene veramente da dire, allora è meglio che ci spariamo tutti, che la facciamo finita. Questa è una cosa devastante, però ce la faremo, perché l'Italia, tante di quelle risorse, adesso c'è Rogo, vice sindaco, c'è Rogo a Cilea, chissà che crei lavoro. E Cristo, adesso cosa devo pensare? Perché a sto punto devo pensare anche quello. Cioè il male, tutto il male, mio nonno diceva, tutto il male non viene per nuocere, e chissà che porti lavoro a questo punto. Veramente non so più cosa dire e cosa pensare. Io voglio solo lavoro, perché avete sentito la signora ammalata che non ha i soldi neanche per fare. Cosa chiede, poveretta? Un lavoro. Allora, le varie culture devono rispettare le leggi dello Stato ospitante, altrimenti tutti a casa loro. Vice sindaco, allora, diceva Mirella, questo rogo in fiamme, il vecchio mulino della Chiari è forte, purtroppo, un edificio che aveva una storia, un'archeologia industriale in sostanza, no? Distrutto. Quindi è una grossa, veramente un grosso dolore, insomma, anche per il vostro comune, no? Sì, rappresentava certamente un simbolo del nostro territorio e uno degli aspetti più significativi del patrimonio storico e culturale di Cilea. Fra l'altro aveva anche un valore estetico molto importante. Certo. Evidentemente tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento gli imprenditori dimostravano anche questa sensibilità. E sospetto che ci sia un incendio doloso. Siamo profondamente amareggiati, sì. E il fatto che con ogni probabilità, ovviamente, attenderemo l'esito delle indagini, si tratti di un atto doloso.
ci turba profondamente. Conosciamo tutti quanti molto bene il groviglio che insiste nell'area, nell'ex area Chiari e Forti, no? L'asta di domani, eccetera, eccetera. Le speculazioni, i vari passaggi che si sono avvicendati nel corso degli ultimi anni. Ecco, appunto, quell'area, anche senza incendio, e soprattutto direi senza incendio, era davvero uno straordinario, una straordinaria opportunità di sviluppo per il territorio, non solo di Silea, ma anche per le aree limitrofe, perché lì naturalmente avrebbero trovato posto attività commerciali, alberghiere, residenze, insomma sarebbe stato un piccolo mondo che nasceva, e poi naturalmente la valorizzazione anche del bellissimo patrimonio naturalistico del Sile. C'era o non c'era il sindaco Mirelli? Non c'era, quindi... il sindaco, ah, mi avevo detto che era in vacanza all'estero. Quindi assente giustificato, scusi, l'ho interrotta perché ogni tanto rispondiamo direttamente agli sms. Senta sindaco, invece lei si occupa molto di istruzione, sì, e istruzione in questa puntata pubblica, sì, credo che sia giusto chiederle, insomma, le famiglie rispetto ai costi della scuola, i testi costano tantissimo, no? Poi ci sono tante altre spese. Sì, come diceva prima la signora Mirella, effettivamente i ragazzi innanzitutto la crisi la percepiscono nella preoccupazione dei genitori innanzitutto. Noi vediamo che tanti ragazzi, tanti bambini, questo è ancora più penoso, devono rinunciare ad attività didattiche quali viaggi di istruzione piuttosto che altre iniziative, appunto perché non hanno i soldi, le famiglie non possono permettere ai figli di cogliere tutte le opportunità che la scuola offre. Ma queste difficoltà le vivono soprattutto le istituzioni scolastiche, dalla scuola dell'infanzia all'università, non parliamo poi della ricerca, ovviamente l'Italia è purtroppo tristemente famosa per l'esiguità diciamo, dell'investimento in questo settore. Posso parlare della realtà che conosco meglio, appunto a Silea. Il nostro istituto comprensivo, per esempio, fa fatica a garantire quello che dovrebbe essere dato dal MIUR, dal Ministero, e cioè le risme, i toner e quindi i sussidi didattici basilari. E le famiglie si trovano in difficoltà nell'acquisto dei testi. E ci sono moltissime altre incombenze che naturalmente non vengono soddisfatte, e quindi non parliamo poi della situazione delle scuole dell'infanzia soprattutto, ma diciamo in generale delle scuole pubbliche paritarie, no? Che vivono in un limbo increscioso, attendono ogni giorno l'arrivo di questi finanziamenti dal MIUR che non giungono mai o giungono con anni di ritardo. E quindi, ecco, in questa situazione tocca agli enti locali supplire alle mancanze, alle deficienze dello Stato, e tocca soprattutto ai sindaci con le loro giunte. Scusa, noi paghiamo, noi alla scuola paritaria dell'infanzia, noi diamo un cospicuo contributo per la cancelleria e altro. Inoltre diamo anche un contributo per gli insegnanti di sostegno. Certo. Perché sono bambini che hanno bisogno. Diamo contributo all'istituto comprensivo, certo, per dare la possibilità ai ragazzi di andare a fare nuoto. Noi diamo la fotocopiatrice, è nostra, e anche la carta, cioè noi paghiamo tutto ciò che riguarda, noi il ministero passa, gli insegnanti, stop. Basta. Tutto il resto è a carico, della comunità. No? E penso che a Silea sia la stessa identica cosa con tutti i comuni, certo, poi... però non credo che sia per tutto così, direttore, lo è qui in Veneto sicuramente, ma io vorrei vedere altrove com'è. Certo, poi la realtà, come vediamo, è che quando c'è da fare dei tagli, i ministeri restano intonsi, tagliano regioni, periferie, insomma i comuni, hanno fatto un pasticcio con le province. A me hanno contestato mancati pagamenti per 2 anni interi, ma con frase furba alla fine: se ha pagato non tenga conto della presente. Come dire, se hai perso le ricevute sei fregato. Allora, vediamo un altro caso paradossale: tanti furti in negozio, e allora cosa si fa? Si dorme in negozio. Vediamo il servizio. La vigilanza non può far nulla, i carabinieri anche loro non riescono ad arrivare in tempo. Vorrà dire che ingaggeremo una persona e la faremo dormire in negozio.
A mali estremi, estremi rimedi. Questo quanto deve aver pensato Antonio Mercuri, titolare del negozio di abbigliamento che state vedendo e che la notte di Pasquetta è finito nel mirino dei ladri per la seconda volta in meno di un mese. Come deterrente, il titolare ha pensato ad una soluzione estrema: dormire all'interno del suo stesso negozio così da scoraggiare i ladri. Per qualche giorno Mercuri lo farà di persona, poi pagherà qualcuno per sorvegliare il locale anche di notte. Adesso abbiamo una spesa in più per agganciare una persona a dormire qua dentro. L'ultimo colpo al negozio Mercuri è avvenuto, come detto, la notte di Pasquetta. Sei persone in meno di 3 minuti hanno letteralmente svaligiato il punto vendita. Molti danni sia a livello economico che di struttura, che di stato d'animo. Diventa difficile, molto difficile lavorare. Il bottino del colpo è stimato tra i 50 e i 60 mila euro. Servizio di Barbara Todesco. Luigi Amen. Che tra l'altro lei è candidato per le, sì, per le regionali, no? Sì, deciso, però insomma ci deve. Probabile candidato. Probabile candidato. E no, una cosa interessante, no? E cioè io Mirella l'ho sempre ammirata, ma Mirella che cosa sta facendo? Sta facendo di fatto ciò che manca nel nostro paese, che si chiama welfare. E Mirella è lodevole, ma io vorrei dare dei numeri. Nella sola provincia di Treviso abbiamo la bellezza di 158.000 persone che vivono sulla soglia di povertà relativa. Cioè non crediamo alle varie pubblicità che vediamo in giro in questi ultimi momenti di campagna elettorale. Nel Veneto c'è la povertà. Non è vero che va tutto bene. Abbiamo 2.500 persone che vivono senza alcun reddito e parliamo soltanto della provincia di Treviso. Allora io quello che dico, no? Cioè Mirella si sforza, ha avuto l'appoggio anche del presidente Muraro, ma io dico la politica, ma nel nostro paese dobbiamo iniziare a capire una cosa, il lavoro è dignità, ma c'è un'altra cosa che rende la dignità. Perché non proviamo a iniziare a sperimentare ciò che negli altri paesi europei esiste, che si chiama reddito minimo garantito o reddito minimo di dignità, diciamolo come ti pare. Perché non è possibile avere questa disperazione che poi ti porta a dei gesti. Io però, caro Bacialli, preferisco parlare di imprenditori, ma io parlo dei lavoratori, perché qui spesso sento sempre parlare di imprenditori. Vorrei ricordare che, l'ho sempre detto purtroppo, cioè la crisi che ha colpito la nostra regione è stata violenta, perché passando da un picco di ricchezza elevato in poco tempo si è arrivato a una povertà. E ha corrisposto purtroppo a un altissimo numero di suicidi. Questo che significa? Che purtroppo si suicidano i lavoratori, che siano imprenditori o dipendenti, perché, come si è visto prima nel servizio, non si può arrivare che a quelle persone che non hanno niente, perché quella gente che non ha niente per arrivare alla fine del mese, qualcuno gli deve dare risposta, che sia il governo, che sia il governatore della regione, quello che sarà, che mi auguro che non sia, Zaia, ma in ogni caso qualcuno... Io mi auguro di sì. Sì, lo so che tu ti auguri di sì. Anche io. Ma a parte questo, non voglio entrare... Io quello che dico, però, in ogni caso, al di là, bisogna cercare di dare delle risposte, perché non è possibile che nel nostro paese è stato cancellato il welfare. Cioè, quando la vice sindaca di Siremi mi parlava di mancanza di toner, mancanza di risme di carta per un patto di stabilità scellerato e assurdo, significa che non c'è solo il toner che manca, mancano i soldi per il servizio assistenza alle persone, il servizio di miseria. Quindi, e il sindaco Domenico lo sa benissimo, cioè, quindi stiamo a dei livelli pazzeschi. Questo patto di stabilità si deve o togliere o in ogni caso aprire queste forbici. Perché sennò i comuni, gli enti locali, quelli che esistono, quindi che hanno il contatto con i cittadini, non riescono nemmeno più a erogare servizi essenziali. Ripeto, il governo Renzi, cioè, insomma, dopo che abbiamo una pressione fiscale elevatissima, chi le paga le tasse? Perché c'è anche chi non le paga le tasse, cioè, ricordiamoci che c'è sempre questo solito problema. Cioè, io dico, in questo momento, questo patto di stabilità, che purtroppo però dipende anche dall'Europa, perché insomma, cioè, qualcuno dice non è Europa, no, è l'Europa che dà patto di stabilità e anche poi viene inserito nel patto di stabilità interno. Iniziamo ad allargare, perché un comune se non ha, se ha anche qualche milione di euro da parte, che stiamo parlando di qualche milione, perché non investirlo nei propri cittadini? Questa è una richiesta che secondo me i sindaci
dovrebbero fare, ma di tutti i partiti. Io vedo purtroppo dei sindaci dell'area, diciamo, vicina a Renzi, che non è che li vedo proprio coraggiosamente portati a protestare contro il governo. Cioè, in questo momento i comuni hanno bisogno di risorse per investire nel territorio, perché se no, l'altro problema, e chiudo, il pericolo che inizia di fatto a investire il privato nei comuni, e questo con tutto quello che significa. Io preferisco che i beni comuni, quindi i comuni, rimangano in mano ai cittadini. Cioè, i soldi ce l'hanno, perché io non capisco la frase comune virtuoso. Comune virtuoso si deve un po' più spendere, ma è un'assurdità pazzesca avendo i soldi da parte. Cioè, siamo, penso, anche in italiano, no? Tu sei virtuoso, quindi sei bravo, e quindi io ti dico, guarda, io siccome hai tanti soldi da parte, te li tieni là e non li spendi. Cioè, scusate, ma io mi ricordo il sindaco Zanonato, 12 anni fa, lo diceva questo, no? Dice, ma che senso ha questa frase? E mi rimase impressa. A questo punto è meglio non essere non virtuosi in questo paese, cioè, che è un'assurdità, ripeto, e non faccio alcuna differenza tra nord e sud, come il mio carissimo amico spesso fa. A me non mi interessa comuni virtuosi e comuni non virtuosi, ma i comuni virtuosi devono avere la possibilità di avere di una forbice di apertura del patto di stabilità che gli permetta di investire, perché sennò moriamo tutti io senza servizi. Allora succede questo, quando la Corte dei Conti mi fa un rilievo, mi fa rilievi per sciocchezze, ok, dice, sta attento che stai superando la soglia di indebitamento, sta attento che sta spesa, cioè. Ma io dico, allora per me diventa impossibile ovviamente comunque sforare il patto di stabilità, ma altrove, nei comuni, nelle città metropolitane, ai comuni anche di un certo livello, come fa la Corte dei Conti a non richiamare per tempo quegli amministratori e affermare il dissesto? Allora io questo vorrei capire, questo mi fa incazzare. Lo stesso è successo, cioè, a Venezia, Venezia. Allora scusa, la Corte dei Conti che scrive a noi, quella di Venezia, ma loro si vergognano, no? Cioè, a me vengono a fare dei pulci. E questi qua hanno un buco comunque spaventoso. Ma guarda che veramente, guarda che la gente, queste cose qua, le deve sapere, è una vergogna, è uno schifo. E io i soldi lo posso dimostrare dove li ho messi. Io non so se la Corte dei Conti poi non scrive al sindaco, non ha scritto all'ex sindaco di Venezia. Ma deve intervenire. In ogni caso deve intervenire. No, ma deve intervenire. Ma quando scrive a me, sta già intervenendo, mi sta avvisando, mi sta minacciando, palesemente, mi sta minacciando. Non so come vengono. Ok, allora cosa succede? Io adesso devo paura, perché se trovo un imprenditore che mi dice, bene, abbiamo questa operazione in corso tra pubblico e privato, se io porto a casa dei quattrini che l'imprenditore mi dà in cambio di avere dei benefici pubblici che gli spettano, vado in elusione del patto, sbaglio? Va bene? Allora, come faccio ad apportare benefici alla comunità? Allora, lo Stato ti taglia i trasferimenti, noi cerchiamo in qualche maniera di ingegnarci, io adesso ho dovuto ragionare con il segretario e con la contabilità, perché ho un imprenditore che mi dà un anticipo di quello che ci darà, che è un cavatore, che abbiamo una piccola parte di una cava, comunque del sostituto spresiano, che è quella della Mosele Spa, e ci dà una piccola sponsorizzazione. Abbiamo dovuto fare i conti, direttore, perché dovevamo stare attenti che non andassimo sotto l'elusione per 15.000 euro. Io, ve ne rendete conto? Cioè, questo è un paradosso. Io parlavo più parlavo dei progetti di finanza, cioè il discorso dei privati era sul riferito ai progetti. Ma rientra, comunque nel discorso che stiamo facendo. Allora, vi ricordate l'episodio che ha fatto il giro di tutto il web, dei due banditi che irrompono in un bar a Vigonza, il bar Capriccio vestito dai cinesi, e vengono inseguiti dai clienti che li prendono a sediate. I banditi sono tornati all'alba, quando non c'era nessuno, e l'hanno ripulito. Servizio della nostra redazione di Padova. È il filmato che ha fatto il giro di tutta Italia. I malviventi che entrano a volto coperto nel bar Capriccio di Vigonza e vengono aggrediti dal titolare, dai clienti per nulla impauriti, che invece brandiscono le sedie con la chiara intenzione di colpirli. I ladri, presi di sorpresa da quella reazione così dissoluta, scappano. Ma stanotte sono tornati. Questa volta hanno colpito all'alba per assicurarsi che non ci fosse nessuno all'interno del locale, gestito da cinesi. Hanno scassinato la serratura, togliendo il cilindretto, sono entrati dentro e hanno portato via il cambiamonete con 300 euro che vi erano contenuti. Un furto che sembra quasi una vendetta, visto il magro bottino che sono riusciti a portare via.
Le nostre telecamere sono state più volte sul posto anche per realizzare una lunga diretta in cui gli abitanti delle vie limitrofe hanno voluto testimoniare la loro rabbia. A Vigonza questo non è altro che l'ennesimo furto, una situazione che ha spinto molti ad organizzarsi in comitati di vigilanza fai da te, anche con l'aiuto di gruppi su internet oppure via cellulare. Qui c'è il signor Roberto che ci spiega come controllano il territorio. Niente, allora praticamente 4 mesi fa è nato un gruppo Facebook dove adesso siamo 1400 iscritti e lo scopo è stato quello di sensibilizzare la gente, è nato un po' dalla disperazione per via di tutti questi furti. Non a caso dopo l'aggressione i ladri non contenti sono tornati. Del furto si è accorta soltanto la guardia giurata del servizio di vigilanza la mattina dopo. Servizio di Anna De Roberto. Allora, Lucia Brugnoli è stato qui giorni fa, Jacopo Berti, e proprio sulla crisi ha detto: noi se entriamo, quando entreremo in Consiglio regionale, della retribuzione che ricevono i consiglieri regionali terremo 2.500 euro, tutto il resto va nel fondo per le imprese. Per le imprese. Crisi, no? Quindi questo è, diciamo, è la vostra via in sostanza per affrontare la crisi. Allora, diciamo che intanto mi presento, io sono la più giovane candidata del Movimento 5 Stelle per queste regionali, ho 25 anni appena compiuti e mi sono candidata perché appunto vedo che ci sono dei problemi nella nostra regione, principalmente essendo una 25enne e avendo appena finito di studiare, sto facendo economia, mi sono accorta che ci troviamo in un periodo di crisi e i giovani miei coetanei fanno molta fatica a trovare posti di lavoro. Se trovano, trovano stage gratuiti o lavori poco retribuiti. Lei è di Verona, no? Io sì. Ecco, e lì non è diversa la situazione dalle altre città. Non è diversa, studio a Milano, conosco molti ragazzi della mia età che studiano a Verona, quindi diciamo che le mie valutazioni partono da un'idea più ampia, ecco, più del nord in generale, e mi sono resa conto appunto che c'è questa crisi che sta ammazzando le imprese, i giovani non trovano più posti di lavoro, non è più come negli anni 80 che tutti trovavano lavoro e soprattutto appena ti eri laureato riuscivi a intraprendere una carriera di un certo tipo, non riescono più a comprare casa, neanche ad andare in affitto, a mettere su famiglia, insomma siamo proprio strozzati e tanti cominciano ad emigrare, vedo molti miei coetanei che sono andati a vivere in Australia, in Germania, perché là sono retribuiti anche piuttosto bene. Quindi io, non volendo andarmene, principalmente ho deciso di candidarmi e cercare di cambiare le cose. Noi del Movimento cosa stiamo facendo? Ci sono due proposte del Movimento, la prima è una proposta e l'altra è una cosa che abbiamo attuato veramente. La prima riguarda il reddito di cittadinanza. La proposta del Movimento 5 Stelle è di dare a chi si trova in una situazione di disoccupazione, ma anche a chi è in pensione e non riesce ad arrivare a fine mese, un reddito minimo garantito di 600 euro. Poi ovviamente in base alla composizione del nucleo familiare aumenta o diminuisce, se si è da soli oppure se si è in più va aumentando. E questa è una proposta che stanno portando avanti in Parlamento, speriamo che venga appunto attuata. L'altra proposta è che invece abbiamo attuato e l'abbiamo resa visibile negli scorsi giorni, è il microcredito. Cos'è il microcredito? Diciamo che i nostri parlamentari si sono decurtati dallo stipendio una certa quantità di soldi ogni mese da quando sono in Parlamento, sono arrivati ad avere più di 10 milioni e questi 10 milioni verranno investiti appunto nel microcredito affinché le imprese possano o uscire da questo stato di crisi, quindi se sono in difficoltà attingere da questi soldi fino a 25.000 euro o 35.000 euro in alcuni casi, oppure chi, il singolo che vuole aprire e fare impresa, potrà finalmente poter avere un fondo da cui partire. Questi soldi, cioè non serve una garanzia rispetto a quanto avviene in genere con le banche in questo caso, basta rivolgersi ai consulenti, a un consulente di fiducia oppure ai consulenti che abbiamo proposto noi sulla nostra pagina web che è www.microcredito5stelle.it, lì c'è una lista di consulenti per ogni provincia e i nostri cittadini possono così andare incontro, diciamo, a un futuro di imprenditoria. Molto chiaro. Tra l'altro appunto Jacopo Berti. Possiamo chiedere una cosa alla candidata? Dove sono le coperture? No, chi gestisce il conto? Chi prende gli interessi? E quale sarà i criteri? Luigi dice, qual è il criterio con cui darei che si soldi? Allora, i criteri innanzitutto partono dal fatto che deve essere presentata una proposta fattibile.
e non servono garanzie. È fondo perduto? Non è a fondo perduto, però vengono restituiti pian piano. E questo vale per le aziende in crisi, no? Quelle che sono in difficoltà, no? Per gli imprenditori, per gli imprenditori in difficoltà, esatto. E anche per chi vuole aprire un'impresa può avere questo fondo. E cosa che mi avete chiesto? Allora, l'aiuto, scusi, l'aiuto. Se voi avete i quattrini e li volete indietro, li date alla banca. Ok? Se date un aiuto, l'aiuto deve essere a fondo perduto, intanto. Sì, lei è a fondo perduto. No, l'ho detto prima che devono restituirli i soldi. No, 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 allora è a fondo perduto, nel senso che vengono dati questi soldi, questi 25.000 euro perché parta l'impresa. Una tantum, fine, chiuso. Non devo più dare soldi dati dai nostri parlamentari appunto per queste imprese. Mi permetto, no, siccome... Cioè il microcredito è una forma di accesso al credito. Comunque è il microcredito, è lo stesso microcredito. Dove viene restituita, nel senso, una sono state inserite somma, all'interno del microcredito che no, è già esistente in Italia. Sì, sì, le forme di microcredito che avevo fatto, cioè tu dai una somma, come è stato fatto in Regione Friuli, tu dai una piccola somma, poi viene restituita, perché sì, questo restituire la somma rimpingua di fatto il credito, la somma, il fondo, perché sennò 10 milioni di euro se tu li dai così. Sì, no, non vengono dati in questa maniera, nel senso vengono restituiti, alla fine, però non è che dopo tre giorni, sarà una cosa stile come fanno le banche, appunto, che vanno a chiederti degli interessi folli. Cioè noi capiamo che c'è una situazione di crisi, capiamo che c'è bisogno, certo, di fare impresa e che venga rivigorita l'impresa. Allora, scusate, il microcredito esiste in Italia. Dobbiamo andare avanti perché abbiamo altri ospiti che devono entrare i servizi. Allora, tanti sms su Salvini, pro e contro. Salvini ha detto ieri, ne abbiamo parlato ieri sera tutta la puntata, bisogna radere al suolo i campi rom. Vediamo cosa ne pensano i bassanesi. Vediamo. Cosa farei io al posto di Alfano e Renzi? Con un preavviso di sfratto di 6 mesi raderei al suolo i campi rom. È questa la frase pronunciata ieri dal leader della Lega Nord, Matteo Salvini, e che tanto sta facendo discutere. Un'esternazione che divide anche i bassanesi. Io raderei al suolo tutti i politici. Siamo in clima elettorale, quindi ci può anche stare. Penso dopo le elezioni scomparirà, tutti torneremo forse a qualcosa di più normale, anche se si può dire normale un paese come questo. Salvini è un grande, più grande di Bossi. Quindi secondo lei sta lavorando? Lavora bene. E se la frase di Salvini divide, non raccoglie risposte univoche neppure l'iniziativa del sindaco di Albettone, Gio Formaggio, che ha fatto apporre cartelli di divieto ai rom in tutte le aree di sosta del suo comune. Bisogna fare un passo alla volta anche per far capire le persone, però non si può vietare a una persona di vivere dove vuole. Bisogna sì prendere dei provvedimenti, ma umani, bisogna essere sempre umani in tutto quello che si fa. Cosa ne pensa? No, non è giusto, no. Per molti dunque è un'iniziativa fin troppo drastica, anche se poi non si spiega come mai ogni volta che una nuova carovana rom approda in qualche zona arrivino immediate le contestazioni dei residenti. Se fosse solo il problema dei rom saremmo tutti contenti, cioè, bisognerebbe partire proprio dalla fonte. Il problema rom secondo me serve solo per sviare altre cose. Il problema sono i politici? Secondo me sì. Servizio di Barbara Todesco. Presidente, allora, la crisi investe anche il mondo della caccia oppure no? Beh, diciamo che dopo questi temi parlare di caccia non è così semplice, che la caccia è una grande passione, non è senz'altro un obbligo per la vita, però anche questo fa parte della nostra realtà veneta, della nostra realtà quanti italiana. Quanti sono i suoi iscritti in Veneto? Diciamo? In Veneto noi siamo circa 2200 iscritti e siamo un'associazione che è presente in Veneto da 10 anni, siamo riconosciuti a livello nazionale, ma anche della crisi, anche la caccia sente la crisi. Noi nella scorsa stagione venatoria, anche se ripeto la caccia non è essenziale per la vita, siamo arrivati a fare collette per aiutare qualche appassionato a poter praticare la sua passione, perché è giusto che ognuno continui a fare la vita che ha sempre fatto. È drammatica questa situazione perché chi deve decidere non decide. La proposta anche oggi di Renzi di tornare indietro sui tagli dei comuni è una classica proposta da campagna elettorale, la sappiamo tutti, questo forse serve per aiutare la candidata in Veneto contro Zaia, speriamo che perda. E niente, cosa possiamo dire? La caccia oggi ha bisogno comunque di risposte sia nel Veneto che
a livello nazionale. Troppa gente parla, troppa gente non fa nulla, troppa gente ha rivestito ruoli importanti sia in regione che in Europa, ma la situazione anche per la caccia è veramente drammatica. Io auspico in prima persona, e lo sto facendo anche a Roma in questo momento come vicepresidente, ma auspico anche nel prossimo futuro di poter dare quel contributo importante che i cacciatori del Veneto si aspettano e dare drasticamente una svolta. Faccio solo un esempio: una tassa regionale nel Veneto per praticare l'attività venatoria è di 84 euro, a parte tutte le altre iscrizioni agli ATC, tassa governativa e quant'altro. Lazio 32 euro, Campania 29, Basilicata 26. Quindi c'è anche qua un qualcosa che non quadra. Si parlava prima di comuni virtuosi e comuni non virtuosi. Chissà perché tutti i comuni non virtuosi stanno al sud e quelli più virtuosi stanno al nord. O si mette a gestire persone che non sanno a gestire, oppure siamo più bravi noi, oppure noi siamo più meticolosi, oppure noi gestiamo in meglio. Io non ti ho mai interrotto, guarda, no, scusa, dopo apriamo tutti i dibattiti, bagheria, tutti i dibattiti che vogliamo, però io sto girando, io sto ricordando che Zaia si sta aprendo al sud, no? Vorrei che fai, certo, ma io non sto, ma infatti speriamo che allora guarda io sono contento di chiamarti Perroni, guarda, io ti dico la sincerità che finalmente speriamo che questa apertura di Salvini al sud serva per portare una mentalità diversa, un modo di amministrare i soldi pubblici. Basta, non ne posso più di questa differenza tra noi. Non ne puoi più, guarda, chissà perché tutti i comuni più indebitati li abbiamo al sud, chissà perché le emergenze di fiumi le abbiamo al sud, chissà perché le raccolte non differenziate le abbiamo al sud, chissà perché tutti i problemi si trovano. Ma tu lo sai qual è il comune? Io giro l'Italia, io giro. Non sai qual è il comune con la più alta percentuale? Purtroppo è proprio un difetto delle persone di sinistra, è proprio un difetto questo, interrompere sempre le persone. Guarda, qual è il comune? Il consiglio provinciale, tu sei molto più ignorante, se mi qual è il comune? Beh, della caccia sinceramente, della crisi della caccia sinceramente non mi interessa. Io non ho mai offeso nessuno, sono stato buono tutta stasera e sto parlando su dati di fatto oggettivi. Io giro l'Italia con quello che faccio con l'associazione e quando vado in certi comuni mi devi dire, rimango senza parole per la disfatta totale che c'è in questo territorio. Cioè, io vado a Napoli, vado a Salerno, vado in certi comuni della Puglia, cioè, della Calabria, della Basilicata. Cioè, ma li vuoi spiegare? Salerno è la città italiana con la più alta percentuale di differenziata, quindi non dire che l'ignoranza significa, non che non è un'offesa, non conoscere. Quando ci sono le emergenze rifiuti, dove le vediamo? Le vediamo qua a Salerno. Non a Salerno, ma a Napoli. Chi l'ha mandato i rifiuti al sud? Li abbiamo mandati noi. Ma non te, noi o lui, dai! Hanno fatto le indagini dell'ecomafia, ma di che stiamo parlando? Basta, ripeto, non entriamo su questa stupida polemica tra nord e sud, cioè, per favore. Entriamo in altre polemiche, cioè, oppure parliamo sulle tasse, altre sulle cacce. Cioè, se ogni cosa, se una cosa, ogni volta che si dice un qualcosa di diverso e che non vi va bene, ma è polemica. Bene. Io dico, mi sento italiano, non mi sento del nord. Io mi sento prima veneto e dopo italiano. Allora, ultimamente anche italiano. Veneti alla fame, in Comune di Venezia, dirigenti a capoccia si alzano sempre più lo stipendio, fuori tutti, è tempo di ribellarci. Allora, sentiamo ancora, e poi prima di far entrare altri ospiti, Fabio Peverelli. Allora, a questo punto cosa pensa di fare? A questo punto io sto cercando non di... Non si è arreso, diciamo, no? Non sono uno che molla, tutt'altro, anzi... sono parecchio battagliero, non arrivo al gesto estremo, semmai mi permetta il direttore faccio arrivare gli altri al gesto estremo, sono abbastanza tenace. Devo dire che ho anche, grazie a Dio, ho mia moglie che mi supporta bene nei momenti in cui sono un po' in debacle e poi devo, mi permetta, due ringraziamenti, uno all'amministrazione comunale del Comune di Gruaro, nella persona del sindaco e dell'assessore della assistenza sociale, che sono persone eccezionali che mi hanno dato una grossa mano, e i miei vicini di casa che anche senza loro non riuscirei a mangiare, glielo posso garantire, perché non più tardi dell'altro giorno mi sono sentito suonare il campanello la sera di Pasqua, mi arriva il mio vicino di casa con due borse piene di generi alimentari.
e c'è chi mi regala qualcosa, c'è chi ogni tanto, mia madre buonanima, che 85 anni è messa come messa, mi manda su qualche 50 euro, però non è vita questa, io lo posso garantire, anche perché non ho perso la mia dignità e faccio fatica anche a guardare in faccia mia moglie, mi creda, perché molto spesso io prima delle 3 di notte non riesco a addormentarmi. Grazie Peurelli, poi sentiamo Mirella, insomma, poi restate in contatto. Allora, adesso domani si torna al Banco Solidale? Sempre, sempre più forte. Ma che dorme lì, no? A casa a dormire, no? C'ha la branda al Banco Solidale, no? Arriviamo anche a quello. Lo sta pensando di fare quello. Allora, se il poliziotto avesse sparato a un bianco nessuno avrebbe detto nulla. Questo è terribile, ma guardate, qui c'è poco da commentare a favore del poliziotto. Questo è un poliziotto americano che è stato documentato aver sparato alle spalle di un signore, di un uomo di colore che scappa, per cui gli ha sparato alle spalle, non lo si può difendere. È indifendibile. Io in genere difendo la polizia e i carabinieri, sì. Sul G8 sono dalla loro parte, però in questo caso c'è un video che dimostra che c'è uno che scappa e un altro che gli spara alla schiena, quindi non è difendibile. Allora vediamo ancora sulla vicenda dei no Rom, no campi Rom, un servizio della nostra redazione di Treviso. Intanto cambiamo due ospiti, salutiamo Peverelli e grazie anche a Luciano Morao e introduciamo una coppia. State con noi, intanto parte il servizio sui nomi. Matteo Salvini è di nuovo al centro delle polemiche. Senza giri di parole ha dichiarato che, secondo lui, i campi Rom andrebbero tutti rasi al suolo. Il leader leghista torna così a far parlare di sé per le sue dichiarazioni forti e sempre molto dirette. Una presa di posizione che raccoglie sia dissensi che approvazioni. Dice bene, ovviamente, lo pensa il 90% delle persone e che la stragrande maggioranza delle persone non ha il coraggio di esternare. Come sono le classiche frasi belle populiste che attirano anche una marea di consensi, soprattutto le frasi a slogan. Bisognerebbe certo attuare delle politiche di tutela sia del cittadino sia delle minoranze che vivono in questo territorio. Penso che ci vuole un po' di equilibrio sulle cose, perché comunque sono persone. Rasi al suolo no, però penso che abbia anche delle ragioni da vendere, a sostenere quello che sostiene, poi dopo magari l'espressione non è stata delle più felici. Invece di risolvere i problemi che ci sono già, bisognerebbe risolverli a monte, nel senso evitare che tanta gente magari venga in Italia. Se bisogna arrivare addirittura all'estremo di radere al suolo quelle che sono semplicemente delle temporanee abitazioni, per quanti problemi sociali ne possano derivare, vuol dire che c'è della demagogia bassa a livello proprio di stomaco che difficilmente può raggiungere persone razionali. Non usa mezzi termini neppure Umberto Lorenzoni, il presidente dell'AMPI, l'Associazione dei Partigiani Italiani, nel commentare le parole di Salvini. Dico che soltanto una testa vuota come quella di Salvini può dire stupidaggini di questo genere, perché praticamente non so io come si faccia a abdicare un popolo democratico, abdicare a uno di quelli che sono i principi che sono soffusi nella Costituzione italiana, che è quello della solidarietà. Allora, era il presidente dell'AMPI, questo signore dell'AMPI di Treviso. Allora, Mirella, 5 per 1000, grande opportunità per Rete Veneta, per il fondo per i veneti schiacciati dalla crisi. Come ricorda come funziona, no? Perché molti a volte non sanno 5 per 1000, l'8 per 1000, cosa bisogna fare. Sì, esatto. Allora, ma questo va invece alle ONLUS. Questo va alle ONLUS, che hanno fatto tutto un percorso particolare, che hanno un codice fiscale, tutto documentato dalla regione, dal centro del volontariato, con una domanda naturalmente tutta regolare all'Agenzia delle Entrate, dopodiché chiunque farà il 7.30 potrà decidere di dare a chi vuole questo 5 per 1000, io spero che lo diano tutti alla Mirelluccia, perché così sanno che andrà a finire benissimo, certo, che sarà per aiutare gli altri, anzi quando arriverà la cifra che noi riceveremo, perché sono sicurissima, direttore, che noi la decideremo, che la riceveremo, tutti assieme decideremo cosa fare con questa cifra. Perché è giusto, è il rispetto dei soldi dei cittadini che ci danno con tanto entusiasmo, per vedere un qualcosa di concreto. Qualcosa di concreto cos'è? È aiutare il prossimo.
non c'è altra storia. Non è che in futuro noi non dovremo aiutare, ci vorranno 20 anni perché questo paese risorga. Cioè, io quando sento parlare di tutta questa euforia, che ci sarà questa ripresa, che ci sarà questo lavoro, io non la vedo, io sono terrorizzata, perché sono migliaia i posti di lavoro che abbiamo perso, migliaia le industrie, le fabbriche, gli artigiani, i commercianti che hanno chiuso. Questi ma quando si rimetteranno in moto? Ma quando si rimetteranno in moto? Ma come si fa a dire che ci sarà una ripresa così? È impossibile. Perciò io sono convinta che solo la solidarietà riuscirà a far fronte a questo estremo bisogno che hanno le famiglie. Non c'è via di, non c'è altra giustizia, però c'è un'ingiustizia enorme. C'è l'ingiustizia delle associazioni, quelle che lucrano. Quelle bisogna che la politica deve intervenire, su questi soldi mal spesi. La politica alimenta queste cose. Ecco, esatto. Allora bisogna dire basta, bisogna vedere veramente le persone serie, le aziende serie, le associazioni serie, perché anche questa solidarietà, guardate gli stracci, cosa combinano con gli stracci, dove vanno a finire, che business che c'è sulla povera gente, ma qua arrivano. Ma dove sono gli aiuti che arrivano all'estero? Ma perché non ci fanno vedere dove finiscono gli aiuti? Perché non ci fanno vedere come abbiamo fatto vedere noi, che abbiamo fatto vedere il nostro bilancio dall'A alla Z? Alcuni bilanci perché dicono noi abbiamo aiutato, noi, però dov'è l'aiuto? Perché non lo fanno vedere? Dove sono i bilanci? Chi controlla questi bilanci? E anche questo reddito di cittadinanza, è anni che se ne parla. Ma tutti ne parlano, destra, sinistra, da sinistra ancora di più, però non lo vedo. Non vedo che il governo Renzi ha deciso di fare il reddito di cittadinanza. No, non c'è mai. Lui, scusa, è lui che gira, cioè non siete mica voi. No, ma dico, tutti parlano, ma siete l'opposizione, non contate. Cioè è inutile che parliamo. Alla fine dobbiamo aiutare, ragazzi. Qui dobbiamo veramente aiutare le persone. Ma stiamo scherzando? Dobbiamo farli rimanere in Italia, che lavorano in Italia. E scusami, e qua lo dico, e scusate, io vedo sempre più persone extracomunitarie che lavorano dappertutto. Cioè è inutile che la giriamo questa storia. I nostri sono a casa e loro hanno il lavoro, hanno gli appartamenti. Allora dateci i numeri. Allora io voglio vedere le agenzie interinali, le cooperative che hanno questa funzione di creare e dare posti di lavoro, io voglio vedere i numeri a Mendola, voglio vedere quanti veneti ci sono, e lo dico a te ma lo dico anche agli altri, siccome sei tu che ti batti in maniera focosa, io voglio vedere quante persone nostre venete hanno trovato lavoro da gennaio ad adesso e quante no, perché non è vero. Vai dal presidente Muraro, che abbiamo il centro provinciale per l'impiego, e chiedi qual è il numero. Ma scusa, ma tu fai parte, scusa, te le do, guarda, te le ti mando la mail. I dati dovresti averli. Domani io chiamo. No, domani adesso dovresti averli i dati. Beh, non posso conoscere. E non puoi. Non posso conoscere esattamente. Porca miseria. E non puoi. E domani non li dà. E domani cioè, non ci sono. Vorrei che stasera, siccome siamo visti dappertutto, perché veramente siamo visti dappertutto, a me è piacere, visto che sei anche un consigliere provinciale, che almeno sapessi cosa succede in provincia e quanti numeri ci sono. Beh, i numeri io te li posso dare tranquillamente. Però cioè, non me li dai stasera. No, non ti posso, tu vuoi sapere quanti sono. Io voglio sapere da gennaio adesso tutte le cooperative, quante assunzioni hanno fatto, quanti posti sono andati ai nostri e quanti posti sono andati agli extracomunitari. Io lo voglio vedere. Nella strada vedo tutti extracomunitari, nelle agenzie di pulizia. Cooperative che intendi? Non ho capito. Cooperative che fanno dei lavori di pulizia, di raccolta rifiuti, di pulizia delle strade. Datemi questi numeri. Domani facciamo un'inchiestina con ma non è possibile. Ma non è possibile. Allora, volevo riprendere. Scusami, poi risentiamo. Prego. Questi sono i numeri. Sì. A tornare a quanto diceva prima la signora Mirella a proposito della solidarietà. No? Ecco, se c'è un aspetto direi positivo di questa situazione di crisi, è che proprio le necessità hanno fatto emergere una grande risorsa del nostro paese, che è il volontariato. E in effetti a Silea, ma credo in tantissimi altri comuni, in tante altre realtà,
Facciamo tante cose proprio perché abbiamo moltissime persone che ci aiutano gratuitamente e che soprattutto nel sociale vanno incontro alle esigenze delle persone più in difficoltà, che noi effettivamente faremmo fatica così a gestire. Per esempio chi guida il doblò e naturalmente porta gli anziani a fare delle visite, piuttosto chi aiuta anche me stessa nella realizzazione di tanti eventi culturali. Insomma, per esempio i genitori stessi, prima parlavamo di scuola, che lo scorso gennaio hanno dipinto un anno fa alcune aule del plesso della primaria di Lanzago. Insomma, diciamo che probabilmente appunto i legami sociali si sono, come dire, rivitalizzati proprio grazie comunque, alle necessità. È insito nei veneti e nei trevigiani in particolar modo questo sentimento. Darsi da fare, sì per gli altri. E qui in questo momento qua è emerso veramente in tutta la sua straordinaria potenzialità. Sì, devo leggere questo sms perché in qualche modo si collega alla strage di Milano. Un mio avvocato che doveva difendermi ha avuto il coraggio di mandare in sentenza di fallimento senza avvisarmi per fare un piacere alla controparte. 30 giorni di disperazione per 700 euro, questa è la legge, quando non si vedono spiragli credo che fatti di Milano si ripeteranno. Matteo Di Verona, bisognerebbe fare anche un'inchiesta all'interno dei curatori fallimentari, dei tribunali fallimentari, perché credo che verrebbe fuori un po' di tutto, lo dico così. È un campo minato. Bisogna stare attenti. Le statistiche? Allora, non ho fatto l'intervento che volevo subito iniziare, facendo i complimenti appunto alla signora Mirella, che di vista ci conosciamo già da molto tempo, ma mi fa piacere vederla, perché sta facendo un'iniziativa veramente grandiosa, ma bisogna scindere da quello che fa la Mirella, che è solidarietà, al falso buonismo che oggi c'è nel nostro territorio italiano. Cioè noi non possiamo essere buoni con tutti. Noi dobbiamo scindere le persone che vanno aiutate perché hanno realmente bisogno e le persone che vengono nel nostro paese, nel Veneto, per fare altre cose. Quindi non possiamo essere sempre buoni perché noi di natura italiana siamo buoni. Dobbiamo appunto definire questo processo di aiuto verso gli altri. Tanto scalpore sulla frase di Salvini di ieri. Beh, è una frase detta da un sentimento, penso profondo, che è all'interno di moltissimi italiani e veneti, perché oggi ci confrontiamo come? Ci confrontiamo con un mondo straniero, rom, che ha un po' tutti gli aiuti possibili e ci troviamo di fronte a un mondo nostro, veneto, trevigiano e italiano, dove per avere aiuti dobbiamo forse fare cose eclatanti. Quindi la parola detta, e lui sinceramente non ha detto andiamo là con le ruspe e li portiamo via, giustamente ha detto diamogli 6 mesi di tempo, che si prendino una casa, che vadano in affitto, che si pagano un mutuo come lo paga il 90% dei veneti, che facciano anche loro la vita che facciamo noi, che inizino a pagare le tasse come le facciamo noi. E quindi cosa vediamo? Se dopo tutte queste iniziative questi signori non si adatteranno alle nostre realtà, cosa dobbiamo fare? Continuare a mantenerli? Io le parlo di Montebelluna, il mio comune, Campo Rom, Cayenne, X5, Ferrari, queste sono le macchine che parcheggiano davanti ai campi Rom. Oltre a questo, io ho fatto amministrazione a Montebelluna, nell'amministrazione Puppato, all'opposizione, ho visto persone delle nostre in difficoltà non aiutate, ma però i bagni per i nomadi, il campo Rom con 8.000 euro li abbiamo fatti nuovi, quindi ci sono sproporzioni. Noi dobbiamo prima puntare ad aiutare la nostra gente, coloro che da sempre pagano le tasse in questo benedetto territorio, quelle persone che hanno fatto crescere la nostra regione, quelle persone che oggi si impegnano realmente per mantenere quel nostro ricco Veneto, ma non solo ricco economico, ma ricco di cultura, di realtà e di storia, che non possiamo far cancellare da questi signori che con la storia di rifugiati sbarcano a migliaia e dopo il nostro ministro non sa neppure dove sono. E storie di questi giorni, e facciamo solo un piccolo appunto, addirittura portati in alberghi a 3, a 4, a 5 stelle e questi si stanno anche a lamentare. Ma io ho una parola anch'io da dire, mandiamoli a casa loro e manteniamoli là se li dobbiamo aiutare. Questa è la cosa più facile da fare, insomma. Sì. Allora vediamo con le reazioni in Consiglio regionale su questa cosa di Salvini. Vediamo il servizio, poi torniamo in studio perché abbiamo due ospiti ancora da presentare.
non è giusto avere cittadini di serie A e cittadini di serie B, anche perché molti di questi nomadi sono cittadini italiani, quindi in quanto tali non hanno solo diritti ma hanno soprattutto doveri e devono adeguarsi alle nostre normative. Il tema dei campi nomadi va affrontato, noi depositeremo anche una proposta di legge in tal senso, perché non vogliamo più avere gente sul territorio che vive di espedienti e maltratta i nostri pensionati. La battuta di Salvini è una sciocchezza, una stupidità incredibile, però ecco, bisogna anche affrontare il problema. Il fatto è che si affronta nel peggior modo possibile, e cioè per catturare un po' di voti, per attivare un po' di consenso, così stimolando la pancia della gente. E Salvini non ha detto nulla di male, ha detto quello che pensa gran parte del popolo italiano. Questa gente non ha mai voluto integrarsi all'interno dei nostri territori, spesso e volentieri sappiamo di cosa vivono, di espedienti, di criminalità, di furti e quant'altro. Questa gente, se vuole vivere ed integrarsi all'interno del nostro territorio, non fa altro che trovarsi un lavoro. Se vogliono una casa devono mettersi in fila come tutti gli italiani, una volta ottenuto l'alloggio popolare devono iniziare a pagare le tasse, pagare le bollette. Ma questa battuta non va sottovalutata, perché fa crescere un brodo di cultura negativa rispetto al diverso, rispetto a chi non condivide le tue posizioni, e quindi la soluzione non è certamente una posizione razzista che va rigettata in maniera molto dura. Allora, avrete visto i consiglieri regionali Lucio Tiozzo, Federico Caner, Nicola Finco, Sinigaglia, eccetera, no? Allora, ci colleghiamo di nuovo col nostro inviato Francesco Rattaia da San Giorgio delle Perdiche per questo omicidio-suicidio. Dacci pure gli aggiornamenti, Francesco. Grazie, direttore della linea. È emerso un altro particolare. I carabinieri hanno trovato un biglietto in cui l'autore di questo folle gesto avrebbe scritto bruciateci e metteteci con Maria. Maria è la moglie defunta, mancata 13 anni fa per un grave male. Altri elementi non sono ancora emersi. I carabinieri stanno scandagliando la vita del gallo. Per ora questi sono gli aggiornamenti. Senti Francesco, allora l'omicida, suicida, hai detto prima 63 anni o 67 anni? Un ex assicuratore in pensione, 63enne esattamente. La figlia è una 33enne che lavorava in una famosa pizzeria di Padova. Dovrebbe essere successo tutto nella mattinata, nella prima mattina, anche se a trovare i corpi è stato un parente che, allarmato dal fatto di non aver sentito per tutto il giorno il gallo e la figlia, era andato a controllare in casa. Nel momento in cui ha visto il corpo dell'assicuratore, ha avvertito subito i carabinieri, che hanno scoperto anche il cadavere della figlia. Senti, tu hai avuto modo per caso di parlare con qualche vicino di casa? Ci sono testimonianze? C'è qualcuno che ha visto, sentito qualcosa? Nessuno sembra aver sentito niente. C'è un dettaglio che ci è stato raccontato, che lui abbia chiesto, il gallo abbia chiesto alla sorella che vive a fianco di preparargli per oggi un ragù particolare, quindi questo dà la cifra del fatto che probabilmente questo gesto è scaturito dalla follia e non da una premeditazione. Certo. Grazie molto a Francesco Rattai, grazie Francesco. Grazie, buona serata direttore. Buon lavoro. Sì, ecco, abbiamo detto prima, magari più che follia o follia innescata dalla disperazione, no? Proprio dal sentirsi cadere il mondo addosso, insomma, questo dolore fortissimo che molte persone stanno vivendo. Allora, presentiamo gli altri due ospiti, sono Alessandro De Rossi di San Biagio di Calalta, buonasera, ben arrivato, e sua moglie Anni Basso, buonasera signora. Buonasera, allora, partiamo dalla signora, qual è la vostra storia, signora Basso? Niente, io sono disoccupato, sono 11 anni che sono a casa, non riesco a trovare niente. 11 anni che è disoccupato. Prima, che io chiedo sempre che attività svolgeva. Facevo la cameriera dei piani, questo come stagionale, ho sempre fatto questo sperando che possa saltare fuori qualcosa, perché è dura. Avendo una figlia di 11 anni da mandare a scuola, libri, finché ce n'è, non è possibile poter continuare così.
Senta, io spesso non chiedo tutta la storia delle persone che vengono qua. Lei dove è nata? Io sono nata qui a Treviso. A Treviso, da una famiglia di quanti fratelli? Siamo in quattro, papà e mamma e altri tre fratelli. Ecco, che vita avete vissuto in quella famiglia, diciamo? Eravate sereni, eravate tranquilli? I miei genitori erano semplici contadini, lavoravano la terra e una mano la davamo anche noi come figli. Poi ognuno si è diviso, si è fatto la propria famiglia e papà e mamma sono mancati e purtroppo questa è la storia. Quindi genitori contadini, quando si viveva, insomma, si viveva... Non c'era quel tempo, non c'era, sì c'era, però non come... Sì, non c'era ricco nord-est, esatto, dice, si viveva in maniera magari più semplice, più, esatto. Che c'era anche una solidarietà che oggi avvertiamo come qualcosa di, diciamo, di particolare, anche a volte di strano, no? Dice, ma una volta era proprio, faceva parte proprio del tessuto sociale del Veneto, no? Cioè c'era proprio una solidarietà nei paesi, nelle città, nei casolari, insomma ci si aiutava spesso a vicenda, poi c'erano le rivalità, i campanili, insomma sappiamo che anche la civiltà rurale, no? Anche tanti antagonismi, tante fazioni, però insomma ci si aiutava. Che cosa è successo a lei De Rossi? Niente, io innanzitutto mi trovo qua solo da 12 anni, non sono nativo di qua, sono nativo di Ivrea, provincia di Torino. Sì. Qua mi sono trovato per lavoro perché lavoravo con una cooperativa molto grossa, e ha cominciato a pagare non pagare, diciamo, la situazione del ponte di San Donà. E insomma sono venuto via e ho trovato un'azienda qua locale, una SPA. Dal 2001 arrivare a metà 2006 ho lavorato presso questa ditta, perché io sono autista betumierista con tre mansioni di specializzazioni. Dopodiché ha cominciato la crisi, mi sono trovato a casa e da casa poi tramite comune e provincia. Dopo 2 anni che ero a casa disoccupato, mi sono trovato 2 mesi di solidarietà. Dopodiché che ho fatto questa solidarietà, sono stato a casa un altro anno e mezzo, se non quasi 2. Mi è uscito di nuovo dalla provincia, mi hanno mandato a chiamare perché, dato che sono soggetto debole, mi hanno dato un lavoro a 300 e più 300 ore, stage. Sì. Dopodiché questa ditta mi ha assunto per 1 anno, ho lavorato presso di questa ditta di 1 anno di casier, dopodiché sono rimasto a casa, ho fatto la disoccupazione, adesso mi trovo in un tale disagio che io c'ho, non si direbbe per la stazza, ma io ho 4 patologie, adesso non tolgo via le scarpe, ne ho di più e di meno. Mi trovo che lei purtroppo non lavora perché, essendo 9 anni più giovane di me, dico un pizzico di lavoro almeno a mia moglie, mi trovo con bollette da pagare, di affitti, luce da pagare, che quella è molto importante, il 23 mi scade e se me la tagliano dopo dove vado a lavarmi con l'acqua fredda? Non si può, non è stagione. Insomma, ringrazio la Mirella, non mi ricordo il nome, Mirella. Che mi ha portato una spesa a casa, mi ha aiutato anche così. E ringrazio molto, perché se non ci fossero queste persone non lo so. Insomma, io mi trovo adesso, ho fatto domanda io di pensione, perché non posso più lavorare. L'ultima volta è stato all'ospedale, mi ha detto lei è finito. Infatti io una bombola di 10 kg, per dire, non la posso più portare su 2 rampe. Mi sento il cuore. Voi avete figli? Una bambina di 11 anni. E gli dico di più. Sentivo prima parlare dei comuni, noi siamo stati l'ultima volta in comune, ho avuto solidarietà da una persona che mi ha aiutato una parte dei libri di scuola di mia figlia, addirittura per un flauto mi hanno mandato la figlia a casa i professori con 3 note, dopodiché io ho fatto mandare via per mia moglie sul diario, che se capivano che soldi non ce n'era bene, se no andavo io a scuola, perché a un certo momento non vogliono capire. Il comune mi ha risposto
che non è una banca, cosa che mi ha detto, non mi ricordo più, comunque lasciamo stare. Cioè, ecco, non so più cosa fare, io sono malato, San Biagio, non posso San più Biagio lavorare. San Biagio di Callalta il comune? Sì, è San Biagio di Callalta proprio. Io non riesco più a fare nulla. Quel poco che faccio mi devo sedere, perché il mio fisico ormai è così, come ripeto, non si direbbe, pure così. Adesso vedremo, non so più. Poi arrivo subito, vediamo un attimo cosa è successo oggi in Consiglio regionale, non passa questo bilancio e allora ci sono proteste che ricordano appunto gli accampamenti degli indigenti e dei barboni, ma insomma di barboni non si tratta, trattandosi di consiglieri regionali. Vediamo cosa è successo oggi. Turismo è bravo. Occio che parte. Bravo. Sì, infila un occhio. A dire il vero, nel montare la tenda ha incontrato un po' di difficoltà, ma alla fine, anche grazie all'aiuto dell'assessore al turismo Finozzi, Pietrangelo Pettenò è riuscito nel suo intento. Ha occupato l'aula del consiglio regionale piazzandosi sul pavimento con sacco a pelo e tendina da campeggio. Per cuscino tutti gli emendamenti presentati durante la discussione sul bilancio. Il consigliere di Rifondazione ha voluto lanciare così una provocazione sui tempi di approvazione della manovra finanziaria regionale. Questa legislatura è iniziata con il monito di Zaia, che diceva dobbiamo in qualche maniera cambiare le regole del Consiglio, c'è qualcuno che fa l'ostruzionismo, dobbiamo assolutamente cambiare statuto e regolamento. L'abbiamo cambiato, statuto e regolamento, però le cose non sono cambiate, siamo ad aprile e ancora il bilancio non c'è, quindi invitiamo Zaia a venire con noi qui in tenda e sacco a pelo. Il bilancio è comunque in via di approvazione, trovato l'accordo di massima con un maxi emendamento. Duro però il commento dell'assessore Ciambetti su alcuni colleghi di quella che un tempo fu la maggioranza. Beh, il commento consuntivo non è elegantissimo, il risultato finale sarà un risultato anche non bello da vedere, però purtroppo stiamo subendo pressioni preelettorali in aula, stiamo subendo anche situazioni di gruppi che si scompongono, che si ricompongono, quindi fibrillazione preelettorale che pervade tutta l'aula. E appunto usciremo con un bilancio comunque sia che dà comunque inizio a una serie di anche interventi importanti sul territorio. Si poteva chiudere prima, si poteva fare sicuramente meglio, però appunto con queste condizioni d'aula questo è il bilancio che poteva uscire in questo momento dalla Regione del Veneto. E questo era l'assessore a bilancio Roberto Ciambetti. Mirella. No, io sono scandalizzata, scusate, poi dicono che la gente non va più a votare. Che vergogna! Ma è uno schifo! È una vergogna, ma proprio! Mi dispiace per Pettenò, ma Pettenò, io sono allibita di quello che hai fatto. Prima per lo stipendio che prendi, perché prenderai sempre 15.000 euro al mese. E io sono qua, che non ho le persone che non hanno niente da mangiare, e vedere queste pagliette. E dovreste dare un segnale di rispetto, di serietà, fare queste cose. È vergognoso quello che avete fatto, vergognoso. Non è possibile assistere a queste cose, gente votata dai cittadini che dovrebbe avere uno stile, una correttezza, un'etica morale, perché ricopre un ruolo importante, vedere queste cose. In un momento di crisi drammatica, di disperazione delle famiglie, assistiamo i politici che fanno queste cose. Andate a casa e vergognatevi. Pagliacci, pagliacci, sì, questa è una pagliacciata. Guardi, veramente, il consigliere regionale, e anche i colleghi vicini ridevano. Ma guardate veramente cosa deve vergognarvi. E qui c'è la gente che piange, che non ha niente da mangiare. La gente disperata. E voi fate pagliacci. Mamma mia. Intanto è una scelta politica di non fare approvare il bilancio, perché stanno sullo ostruzionismo nei confronti comunque. Ma cosa vuoi che gliene frega, che lo stipendio arriva lo stesso? Lo stipendio arriva loro, vitalizio, stipendio, chi anni più ne metta. Non so alla fine dell'anno quanti soldi hanno preso, e guarda qua sta gente. E prendono anche una buonuscita, prendono una buonuscita, Mirella, è cospicua. Ma l'etica dov'è di un politico? Ma l'etica di un politico, io voglio etica da un politico. Certo. Ma scherziamo, in Senato è così, in Parlamento è così. Ma è vergognoso, vergognoso. Non hanno neanche il pudore di stare zitti. Luigi Amendola. Purtroppo gli schieramenti che si sono voluto dentro il consiglio regionale, gente che ha cambiato casacca dalla mattina alla sera, questa insomma, perché non è coerenza. Perché fanno quello che vogliono. Allora, scusate io, Amendola. Bascialli mi conosce, no? Siccome Mirella ma guarda dare i numeri giusti e sono arrabbiato. No, guarda, allora io siccome sono, e Bascialli mi conosce anche che
sulla provincia mi sono sempre battuto per la sua esistenza. Io qui non sei mai venuto a vedere il Banco Solidale? No, però io ti do, fammi parlare però. Però io ti do i numeri del bollettino trimestrale ufficiale che parlano di numero di assunzioni 74.560 di italiani e 24.095 di stranieri. Mendola, queste sono. Prego, no, ti prego, scusa, questo è. È il bollettino trimestrale ufficiale dell'ufficio provinciale del lavoro. Questo è ufficiale. Bollettini. Poi, no, è il numero. Cioè, domani bollettino. Vado a vedere. Eccoli, guarda. Cioè, vado a vedere io personalmente. Cioè, voglio vedere. Allora, bene. Tornando, cioè, riprendo prima. Allora, se vogliamo. Allora, ripeto. La crisi c'è, il lavoro manca e la crisi colpisce sia italiani che stranieri. Io non credo al miracolo renziano, che sia chiaro, mi dispiace, ma non credo che al modo che ci sarà di affrontare i problemi del lavoro con la riforma del Job Act, che ne abbiamo parlato tante volte anche qua, perché poi uno mi spiega come fai ad aumentare il numero delle assunzioni quando di fatto non c'è la pressione fiscale. Appunto, cioè, poi alla fine ci troviamo in una condizione paradossale dove le aziende quasi quasi conviene licenziare dopo i 3 anni che ci vanno a guadagnare. Però non voglio ripetere entrare su questo altro tema. La cosa è che noi dobbiamo innanzitutto evitiamo anche atteggiamenti oggi Salvini, bruciamo i campi rom. Lì ci sono degli esseri umani. Non ha detto bruciare i capi. Non ha detto bruciare. Allora smantelliamo i capi. No, aspetta, fermo. Buoni. Da bruciare a smantellare c'è un po' di differenza. No, ma se fosse per te penso che c'è. Se fosse per te ne porteresti altri 30.000 No, non ne porterei, no. Ma io sono convinto. Noi siamo per la legalità, voi siete per, va bene tutto. Posso dire una cosa? Posso, mi fate parlare? Scusa, posso dire una cosa? Io chiedo, quanti rom, sapete quanti rom stanno in Italia? Sapete? Voi siete. No, quanti? Allora, io voglio dire, come ha risposto oggi Saviano, Saviano, io volevo solo finire il mio discorso. Allora, scusate. No, prego, ci mancherebbe. Allora, io quello che dico, questi sono sempre esseri umani, allora, ok? Allora, se queste persone esistono nel nostro paese, cerchiamo di smetterla con questi discorsi razzisti. Questo, cari miei, questo è razzismo, questa è xenofobia e razzismo. Salvini lo sta facendo per prendere. Questa è coerenza nei confronti della nostra gente. Ma quale nostra? Tra i rom esistono italiani. Scusami, dentro rom, facciamo questo. Scusate, lo sto dicendo. Ma ce ne diamo prima. Non ho detto questo. Io non ho detto questo. Io ho detto che radere i campi rom è una frase. Non ho detto che i rom devono delinquere. Vogliamo integrarli. Ma tu lo sai che l'Europa. Che devono avere una casa, la dobbiamo smettere. Siamo un popolo di ipocriti. Allora fagliela. Facciamogli un'idonea. Allora, quando si parla di solidarietà, è quella che fa la Mirella. Il signore del Lampi, mi dispiace perché ho anche stima di lui, non può dirmi che solidarietà vuol dire fare del bene comunque ai rom, quanto a noi non fanno altro che del male, perché ci derubano. Ieri le ragazzine hanno dichiarato che rubano 1.000 euro al giorno. Ma non ma stiamo scherzando? No, vengono a casa nostra, ci spaccano questa cosa con l'università. E smettete, i nostri anziani li massacrano di botte. Smettete, e questo è il paradosso, questo è il paradosso. Ma facciamo, scusi, una mentalità facciamo i sentieroni vicino a casa di quei cittadini che dicevano prima comunque che sono trovati elettorali. Facciamoci una casa loro, poi voglio vedere cosa dicono. Poi voglio vedere, cari signori, che parte per niente, se gli zingari è una casa vostra, dice casa vostra è vivere, voglio vedere cosa fate poi. Però, allora, devono avere, scusate, scusa, devono avere rispetto. Nel mio paese c'è una famiglia che vive sull'abitazione. Ma il rispetta non è il campo vicino. Rom in sé, nel senso, siamo qua che parliamo di campi rom, di extracomunitari che portano via lavoro agli italiani. Il problema che nessuno ancora ha tirato fuori, che Salvini spara a zero sugli immigrati, quando prima sparavano a zero sui terroni, cioè ogni volta trovano un nemico pubblico, adesso sono i rom. Il problema io sono un terrone. No, vabbè, però, okay, vabbè, però scusami, lo fai parlare. Tu sei un bravo politico. Ma lei, il problema è la corruzione che c'è in Italia. Abbiamo gente che pensa che il nostro Parlamento sia una mangiatoia, va giù e pasteggia nostri che champagne, e poi diciamo che i nostri italiani non hanno i
soldi per mangiare, ma se non giù pasteggiano ostriche e champagne, vedi bene che se non mangiano più ostriche, i soldi per mangiare ai nostri italiani ce li possiamo dare. Cioè, di cosa stiamo parlando? Cosa va a dire che è colpa degli immigrati che sono arrivati l'altro ieri? Cioè, il problema della crisi non è nato l'altro ieri con l'immigrazione. Il problema della crisi nasce dal fatto che c'è una magnaria continua di corrotti, politici schifosi che sono là che mangiano dalla mattina alla sera sui nostri soldi. Come ti chiami? Lucia Brugnoli. Allora, Lucia, ascoltami qua. Allora, un conto è avere una migrazione integrata. Io nel mio paese, nel mio comune, ho parecchi migranti che sono persone per bene, sono integrate, lavorano, rispettano e pagano le tasse, ok? Qui stiamo parlando di gente che viene alla spicciolata sfruttando ovviamente comunque dei canali illegali, facendo arricchire una serie di persone che riportano di qua e hanno fatto arricchire anche organizzazioni criminali nel nostro paese e che fanno anche capo purtroppo anche la Chiesa. Il problema allora, è l'immigrato e Salvini non ha parlato, non ha parlato di quei, noi abbiamo comunque gente in Lega che sono anche stranieri, sono persone per bene, ok? Quelli che abbiamo qui in Italia, noi li vogliamo, sono brave persone, sono lavoratori, i loro figli sono nati qui. Io oggi ho un bambino a scuola, oggi siamo andati a scuola con i carabinieri, lo facciamo da 5 anni per fare educazione civica. Io ho un bambino mio, ho detto, dico, tu chi sei? Ma io sono, no, tu non sei, tu sei italiano, sei nato qui, tu discendi da una famiglia, tuo padre è di origine marocchina, come mio figlio è di origine siciliana, ma tu sei italiano. Ok? Questo è il concetto. I nostri ragazzi, i nostri stranieri, per bene, sono persone per bene, sono rispettate. Ma chi viene qua e non viene qui per lavorare, ma viene per delinquere, purtroppo non possiamo accettarli e non possiamo nemmeno accogliere milioni di persone. Io vorrei sapere, scusate, dobbiamo andare in pubblicità. Alla pubblicità e poi torniamo, riprendiamo da Rosanna Potente e poi da tutti i nostri ospiti riprendiamo il dibattito. State con noi, non andate via, grazie.